per cena ho preparato i cordon bleu, un piatto che si prepara velocemente con il Messer Cuisin Connect e anche con il Messer Cuisin Plus e che sicuramente farà la gioia di tutti i vostri bambini. E io vi propongo qui la versione al forno, ma potete fare anche la versione fritta. Scoprite tutti gli ingredienti e il procedimento per realizzarli. Gli ingredienti per il nostro pollo tipo cordon bleu sono 500 g di pollo, di petto di pollo, un uovo, 100 g di parmigiano, 70 g di farina, un pizzico di sale. La prima cosa è fare il pollo a dadini, metterlo nel boccale. Impostando poi 30 secondi a velocità 4. Adesso mettiamo tutti gli altri ingredienti, quindi parmigiano, farina, uovo e ovviamente il sale. Ed impostiamo di nuovo 30 secondi a velocità 4. L'impasto di pollo per realizzare i cordon bleu è pronto. Vi faccio vedere. E adesso andiamo a pensare alla stesura e alla farcitura. Io li farcirò con prosciutto cotto e delle sottilette. Vi faccio vedere come funziona la realizzazione dei cordon bleu. Come vedete mi sono organizzata in questa maniera. Ho messo l'impasto che avevamo realizzato con il connect in una ciotola. Poi ho preso una ciotola d'acqua che mi servirà per bagnarmi le mani per la lavorazione dei cordon bleu. Ho messo su questo piatto la farcitura e qui la panatura. È una panatura a grana grossa che io andrò ad irrorare con dell'olio per renderla più sabbiosa. Quindi metto dell'olio. Se volete potete aggiungere anche dell'aglio in polvere, del pepe o altri tipi di prezzemolo in polvere, altri tipi di aromi che vi piacciono, anche una sporsetta di limone grattugiata. Con una forchetta vado a rendere sabbioso il mio pan grattato, quindi mi vado a bagnare le mani con quest'acqua, prendo un po' di impasto, quantità abbastanza sufficiente, diciamo in circa di questa grandezza, prendo un foglio di carta forno, lo copro con un altro foglio e vado a stendere un po' con le mani, un po' con il mattarello, l'impasto di pollo. Dopodiché levo la parte superiore del foglio, con il coppapasta faccio un cerchio e levo l'eccesso. Faccio la stessa cosa su un altro foglio. Taglio il cerchio ed ecco pronte le mie due metà del cordon bleu da farcire. Quindi vado a posizionare una fetta di prosciutto cotto, una sottiletta. Vado a posizionare così
i due cerchi uno sull'altro e cerco di, per quanto possibile, di sigillare i bordi. Dopodiché procedo con la panatura, passando nel pan grattato e procedo con il cordon bleu successivo. Adesso termino di preparare tutti i miei cordon bleu, li vado, nel mio caso, a cuocere in forno a 200 gradi per circa 15 minuti. E se volete potete anche friggerli, sono sicuramente molto più gustosi. Ci vediamo dopo. I cordon bleu sono nella pirofila da forno, li irroro con dell'olio in questa maniera e li vado a cuocere, come vi dicevo prima, a 200 gradi per circa 15 minuti. Vi faccio vedere poi qual è il risultato. Il nostro cordon bleu è pronto. Vedete, è cotto al forno, ma comunque rimane molto dorato e croccante. Adesso vado a tagliarne una sezione per farvi vedere l'interno. Lo taglio proprio a metà, così potete vedere. Guardate, questo è l'interno del nostro cordon bleu, veramente gustoso ed appetitoso. Se questa ricetta vi è piaciuta, vi invito a mettere un like a questo video. Vi invito inoltre ad iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia, su cui trovate queste ed altre ricette. Vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube In Cucina con Messier e vi invito a visitare il nostro sito www.messierricette.it. E buon cordon bleu per tutti!